chiediamo ai nuovi cittadini che entreranno è di non avere paura di lavorare, di studiare, perché questa città la possiamo rivoltare, la possiamo davvero rivoltare. Aiutateci e aiutiamoci. Noi siamo sicuri che insieme ce la possiamo fare, perché l'unione fa la forza. Ultimamente sto notando che tante persone stanno aprendo gli occhi, stanno iniziando a capire qual è il gioco che stanno facendo questi signori sulla pelle di tutti noi, mettendoci le mani nelle tasche e prelevando contanti per pagare le loro malefatte. Molte persone lo stanno comprendendo e quindi io ho un discreto ottimismo riguardo a quello che sarà il futuro per la città di Roma e anche per il municipio Quinto, che è il municipio che in questo momento ci sta ospitando, che sta ospitando questa bella agorà. E se anche voi ci credete, cerchiamo di incontrarci, uniamoci, parliamo insieme dei problemi, insieme si possono trovare le soluzioni per risolvere qualsiasi cosa, ci contiamo. L'obiettivo di oggi era appunto convogliare cittadini e comitati per parlare insieme e discutere insieme del programma partecipato, raccogliere quelle che sono le istanze e aggiornare le criticità sul territorio e riscoprire quelle che è poi le idee, i progetti comuni e dare una via facilitativa a progetti a costo zero. E questo l'abbiamo portato avanti oggi invitando tutti i comitati del territorio a partecipare a questa discussione in cui si è presentato quelle che sono le criticità, ma anche facendo partecipare i singoli cittadini, perché abbiamo presentato un questionario alle forze multiple, a risposte aperte, che trattava i vari temi dei tavoli di lavoro, da ambiente a mobilità a politiche sociali, e quindi questo voleva essere un modo per dare lo stimolo alla cittadinanza ad attivarsi, perché non possiamo più stare qui e piangerci addosso per le condizioni in cui si ritrova il paese, ma bisogna attivarsi e venire in piazza come oggi. La politica, per quanto ci riguarda, parte dal basso, ed i comitati in questo senso e anche negli anni che abbiamo fatto in questa consigliatura, nel lavoro, nel supporto, ad esempio è presente Salviamo il Paesaggio che ci ha aiutato su tutte le delibere urbanistiche, sono fondamentali. E in questo senso ci tengo a ricordargli che proprio in questi giorni abbiamo iniziato a pubblicare online i primi post per la redazione del nostro programma che verterà su quelli che sono i principali servizi che dovremo curare in questa città: sul decoro, sull'ambiente, sull'urbanistica, sui lavori pubblici, sul bilancio, sulla revisione delle partecipate, sulla revisione degli sprechi. E quindi intanto l'invito che vi faccio veramente è darci il vostro contributo di idee e il vostro apporto. Oggi è stata sicuramente una giornata positiva per il movimento del Quinto Municipio. Siamo scesi in piazza insieme ai cittadini, insieme ai comitati di quartiere, portando delle istanze sia nostre che dei cittadini e ovviamente dei comitati. Una cosa importante, nel nostro municipio c'è un lago dell'ex SNIA, della fabbrica, che vorremmo assolutamente valorizzare, e stiamo portando avanti questa battaglia comunque insieme ai cittadini. Quindi, e insieme a loro stiamo cercando di non far edificare assolutamente più niente, perché la densità abitativa del nostro quartiere è enorme. Quindi vogliamo assolutamente zero consumo di suolo. Quindi cemento zero, questa è la nostra battaglia che portiamo avanti come Movimento 5 Stelle fuori e all'interno del nostro municipio. Qualunque settore dell'amministrazione non funzionava, per cui ci concentravamo sulla scuola e ecco lì sbucare dai lavori pubblici un provvedimento che puzzava di marcio, guardavamo sui lavori pubblici ed ecco lì una delibera urbanistica che puzzava di speculazione, guardi l'urbanistica, ecco lì un debito fuori bilancio che... Ed è stato tutto così. Per cui quello che chiediamo ai nuovi cittadini che entreranno è di non avere paura di lavorare, di studiare, perché questa città la possiamo rivoltare, la possiamo davvero rivoltare. Aiutateci e aiutiamoci. Io sono stata invitata qui dal Quinto Municipio a parlare, ho parlato un po' del lavoro, il lavoro che non c'è. Il lavoro purtroppo è una di quelle chimere
che al momento non ci danno occasione di criticare, perché veramente non si riesce a trovare. Abbiamo parlato un po' delle varie misure che hanno pensato in regione per cercare di dare un palliativo contro questo problema, che sono garanzia giovani, il contratto di ricollocazione, ma purtroppo da queste misure che dovrebbero aiutare la gente a ricollocarsi, i giovani soprattutto, la disoccupazione è un grosso problema, la disoccupazione giovanile, purtroppo il lavoro non si riesce a creare perché non c'è volontà da parte dei nostri governanti di fare scelte coraggiose e riempire i gap che questo paese ancora ha e questa regione soprattutto. Per cui premiamo assolutamente per entrare nella stanza dei bottoni e cercare di cambiare questo, dare un nuovo futuro al paese, al lavoro di milioni di persone e di tante persone anche nella città di Roma. Un programma che stiamo preparando e che viene dall'esperienza di questi 2 anni e mezzo. Siamo partiti dal programma del 2013, che chiaramente stiamo arricchendo con quello che è stato il lavoro fatto incessante, come diceva Virginia, in 4 da soli in Assemblea Capitolina, in questi 2 anni e mezzo, che mi piace anche un po' ricordare. 2 anni intensissimi in cui inizialmente venivamo guardati, quasi denigrati, come i grillini, e in cui pian piano la nostra attività si è fatta sentire ed anche la nostra crescita, la nostra consapevolezza. Sono 2 anni che ci hanno arricchito molto, ci hanno dato quella consapevolezza con cui oggi ci presentiamo cittadini dinanzi ai cittadini, veramente con la convinzione di poter governare e migliorare questa città. E allora questa è la nostra ricchezza. Abbiamo sempre la possibilità, grazie alla nostra perseveranza, grazie al nostro coraggio, al nostro impegno, ma all'impegno di tutti, non soltanto ovviamente dei portavoce, ma soprattutto di chi questi portavoce sostiene in qualche modo, anche con un sorriso, anche con la presenza. Siamo una comunità e quindi con tutto il nostro impegno abbiamo la possibilità, con un tratto di penna, di mandarli via e di riprenderci questo splendido paese. Grazie.